Questo è tutto quello che ci dà il nostro mare e le nostre isole. Abbiamo pesce di tutte le specie. La cucina nostra trapanese è una cucina che da una tradizione antica che già dalle nonne veniva inculcata a noi. E ci dava un sapore bellissimo nella nostra cucina. Dal couscous all'aragoste fatto in brodo, fatto con la pasta asciutta, con la cipolla alla matalotta, con la pasta asciutta con la matalotta, alla cernia, che è un pesce pregiatissimo di Trapani, alla spigola. Che lo possiamo fare anche con la pasta pomodorina in mentuccia, con la pasta con le triglie, oppure un bel pesce arrosto, dei polpi fatti lessi o fatti come si diceva ai tempi antichi a cupateddo, che era il pomodoro ristretto con uva passa e pinoli e cipolla, al pesce spada fatto panato ai pistacchi, oppure lo possiamo fare anche con alla messinese, alla pantesca. Il miracolo della zuppa di aragosta è un tanto una ricetta fatta personalizzata mia. L'aragosta viene fatta tutta espressa. Viene presa dalla vetrina, viene portata in cucina, io la lavoro direttamente, che la rompo, la passo in padella con dell'olio, cipolla, aglio, bagno con vino bianco. Una ricetta molto semplice, però molto gustosa, che poi da lì faccio un fumetto di pesce, sempre fatto tutto espresso, e vado a fare o la pasta in brodo di aragosta con la zuppa, oppure la stessa pasta viene fatta asciutta, legata in padella, con un ristretto, sia con la pasta che senza pasta. Abbiamo visto che ci sono dei sapori, c'è la mandorlina, c'è il prezzemolo, l'aglio, la cipolla. L'unica cosa che non metto nella pasta all'aragosta, e mi piace sottolineare, è il peperoncino, perché il peperoncino uccide un pochino l'aragosta. Dove alcuni dei miei colleghi invece non la pensano così e lo vanno a mettere. Poi ognuno di noi ci personalizziamo le ricette. La passione mi viene perché mio nonno, il nonno materno, che si chiamava Russo, era chiamato il maestro. Io sono il nipote di questa persona che mi ha inculcato dai tempi quando ero piccolino questo tipo di cucina, dalla galantina di pollo allora, al couscous fatto a casa, alla pasta alla frocia, che chiamiamo la frocia, tutte queste piccolezze che mi davano, mi trasformavano una passione esagerata. Da lì ho cominciato a incuriosirmi. E a provare dei piatti miei particolari, abbinare dei gusti come, che gli posso dire, ho provato una pasta un giorno così con i gelsi rossi e bottarga, è venuta una cosa fantastica, l'ho proposta al ristorante, mi hanno chiamato, mi hanno fatto gli applausi, perché l'abbinamento dei cibi che ho e sono molto realisti e li sento già direttamente con l'odore. Riesco a capire se quei due cibi possono andare, quei due ingredienti possono andare assieme. Dal pesce fatto con una crema di citronella, una spigola alla crema di citronella, che dice: ma è possibile? Ma sì, è perché sono delle cose, degli odori nostri che però aggiunti al pesce. E lasciati stare molto perché è molto leggera, ci danno un piatto meraviglioso.